Music and Wine. Music and Wine. Music and Wine. Music and Wine. Vino da degustare e ascoltare. A cura del sommelier Renato Rovetta. Nuovo appuntamento con Music and Wine. Oggi sono con voi per accompagnarvi in una delle cantine che più mi affascinano, le Cantorie di Gussago. È proprio dalla collina di Gussago che si possono vedere i vigneti coltivati a Pinot Nero e Chardonnay, che danno il famoso Franciacorta Brut, Satin, Millesimato e Rosé. E come oggi andremo a presentare il Riserva 2008 Armonia, Franciacorta DOCG Padosé. Ottenuto dal frutto di annate particolarmente eccezionali, il Riserva è un po' il fiore all'occhiello dell'azienda. Un vino che sicuramente non viene prodotto da ogni vendemmia, infatti l'enologo attende con pazienza l'annata migliore, quella con particolare finezza per poter dar vita a questo importante Franciacorta. Questa Riserva viene presentata dopo un periodo di 6 mesi di affinamento in barrique, di rovere, di primo passaggio e ben 60 mesi di permanenza sui propri lieviti, 5 anni. La mancata aggiunta di liqueur d'espédition fa sì che nel bicchiere si ritrovi tutta la purezza e l'eleganza del vino base Franciacorta caratteristico della zona di Gussago. Il carattere forte e deciso fanno di questa Riserva un vino di grande eleganza, con un perlage fine e delicato, un colore giallo quasi dorato, un profumo spiccato di lieviti e di crosta di pane, lasciando in bocca un gusto raffinato e persistente. Il Riserva si serve tra i 6 e gli 8 gradi, naturalmente sempre nel bicchiere a stelo lungo chiamato anche flûte. Ed è sempre Elisabetta Bontempi che si prodiga con gli assemblaggi, la cuvée, il lavoro in vigna e in cantina per intenderci, ed è lei che mi parla delle sue vigne e delle pratiche di vinificazione, coadiuvata da Alessandro Santini, l'enologo dell'azienda. Affinamenti lunghi anche per il millesimato, quindi 60 mesi sui lieviti e minimo 30 mesi di affinamento anche per il Satin, anch'esso presentato con il millesimo, quindi l'annata riportata in etichetta, e minimo 24 mesi anche per il Brut Base. Ricordate, buoni vini raccontano di ottimi territori. E come sempre a Music and Wine arriviamo al momento del nostro abbinamento musicale. Oggi per voi ho scelto Mike Francis.
Friends, un po' come Sommelier Friends. Vi sto accompagnando proprio a Gussago, in Franciacorta. Siamo alle Cantorie, l'azienda forse più difficile da raggiungere, arroccata sulla collina di Casaglio. Il nome sembra arrivi dal canto continuo delle cicale durante l'estate e soprattutto in vendemmia. Collina con una grande escursione termica che favorisce una maturazione congeniale all'uva. La cantina custodisce 100.000 bottiglie e una grande sala di degustazione. Oggi vuole far sapere del suo Riserva 2008 Armonia Padosé, che a giugno sarà presentato alla stampa nazionale, ma non solo, perché a settembre avrete l'occasione di degustare il primo vino ottenuto da uve stramature, bottiglie da mezzo litro e numerate. Per ottenere questo nettare hanno contribuito uve di Moscato di Scanzo, di Barbera e Marzemino. Sarà sicuramente una bella sorpresa. Ma avrete anche la possibilità di degustare il nuovo rosé dedicato alla nonna, Rosi delle Margherite, ottenuto soltanto da uve Pinot Nero, coltivate proprio in cima alla collina. Il mosto viene lasciato a contatto con le bucce per poco tempo, in modo che il vino abbia un colore rosa antico, quasi ramato. Ma non solo bollicine, visto che le Cantorie riesce a dare ottimi vini fermi con il DOC Cellatico Superiore, il Rosso Giulia ed il Balenque IGT Sebino. Le uve sono le classiche da Barbera, Marzemino, Incrocio Terzi e Schiava Gentile a Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot e addirittura il Nebbiolo. Saggiamente affinati in piccole botti di rovere e sempre sotto l'occhio vigile di Elisabetta Bontempi. Anche per oggi Music and Wine termina qui. Io ringrazio le Cantorie, Sommelier Friends e soprattutto il mio pubblico, al quale do appuntamento alla prossima settimana. E come sempre, in alto i calici. Ciao! Music and Wine. Music and Wine. Music and Wine. Music and Wine. Vino da degustare e ascoltare. A cura del sommelier Renato Rovetta.